gara che era dici che poteva nascondere qualche figlia, quindi sono stati bravi a sbloccarla, poi bravi anche nel tenere sempre la partita di fuoco senza rischiare poi più di tanto. Sì, una partita approcciata bene contro una squadra organizzata che non è più quella di inizio stagione, quindi già adesso, come sapete, ho detto in altre circostanze, il campionato vero e proprio inizia adesso con il mercato fatto da chi ne ha bisogno. E sapevo della difficoltà che potevamo dare incontro, dovevamo avere pazienza e abbiamo avuto l'interpretazione anche giusta della gara, e dopo sbloccato il risultato abbiamo avuto due grandi occasioni per chiudere già il primo tempo la gara, poi l'abbiamo fatto nel secondo tempo, quindi bene, la prestazione mi ha soddisfatto e un applauso ai ragazzi che hanno interpretato bene la partita. Roberta, Zanfer, una prestazione importante anche oggi che consolida il Pineto in vetta alla classifica, ora a più 7 sulla rigor Sevilla. Questo girone di andata, al di là di quello che poi succederà mercoledì, comunque è sicuramente un girone di andata assolutamente positivo. Adesso fare già subito delle considerazioni sul giorno d'andata, mi aspetterei mercoledì perché è una partita importante, un derby, e qualche problemino di qualche giocatore importante ne abbiamo. E certo, il cammino in questo momento è un cammino importante, sapevamo che la nostra è una squadra importante costruita per un campionato di prime posizioni, lo stiamo facendo. Però dico, la strada è lunga, il percorso è insidioso e tutti i domenichi c'è da fare la prestazione, perché di fronte avremo delle squadre con degli obiettivi importanti sia per la zona di alta classifica, per la zona di recessione. Sappiamo che il girone è sempre un girone insidioso, noi dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e affrontare di partita in partita con questo spirito, con questo atteggiamento. Marco, Roberto? Se mi sarei, tu faceva riferimento a qualche problemino giocatore importante, ovviamente la domanda che tutti si pongono è qual è la situazione di Giambelli con la voce ragazza? Beh, sicuramente ha avuto un problema al ginocchio e non avremo a disposizione per mercoledì. E insieme a lui dobbiamo fare ancora Minicleri, Allegretti sta rientrando, sono giocatori importanti che quando si ha due partite ravvicinate come questa fase sono importanti, ti possono dare qualche soluzione in più e mettere forze fresche in campo. No, beh, dietro abbiamo anche giovani validi che hanno dimostrato sempre di fare prestazioni di un certo livello, quindi ripeto, da domani prepareremo questa sfida importante e difficile contro la Vastese. Roberta, c'è un'ultima domanda. Se mi puoi dire magari qualcosa in relazione alla partita di mercoledì? Beh, è un derby, è la stessa giocheremo ad Agnone, un campo sintetico, mi sembra che oggi la Vastese è stata sconfitta con la Nuova Floria, quindi sì, sicuramente cercherà risultato positivo a tutti i costi e sappiamo che sarà un'altra partita difficile, dobbiamo prepararla al meglio delle nostre possibilità e interpretarla bene.